Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Quarto episodio di The Penguin e dai che ci siamo, vai che si decolla. Vai con la sigla. Camera and motherfucking sound! Potrei dire che questo quarto episodio della serie The Penguin sia finora il migliore, perché praticamente non si vede mai l'inutile e irritante Minion Victor. Infatti l'ho appena detto, quindi sapete come la penso. Ma ragazzi, ovviamente questo quarto episodio ha molto molto di più da raccontare. Finalmente c'è un gran bel impianto narrativo che si appoggia al film The Batman in modo intelligente. Ma prima fatemi dire che i primi due minuti di questo episodio drammaturgicamente raccontano più dei primi tre episodi di questa serie messi insieme. In due minuti c'è tutto: l'anima animalesca e doppio giochista del pinguino, il suo istinto di sopravvivenza che lo spingerebbe a fare e a dire qualsiasi cosa pur di salvarsi la pelle, e soprattutto l'anima spezzata in due di questa povera Sofia Falcone, che in questo episodio è assoluta protagonista. E ragazzi, che intensità riversata in questo personaggio, e che brava attrice. Nell'episodio precedente mi ero un po' lamentato del fatto che, proprio nel finalissimo, il destino di Sofia non fosse così chiaro. E questo quarto episodio parte proprio da lì, cioè da cosa succede a Sofia dopo che il Minion Victor salva Oz dagli uomini di Maroni, ma non prima comunque di impedire ad Oz di cantarsela praticamente su tutto. Oz infatti, per salvarsi la pelle, ammette davanti a Sofia di star mettendo su il traffico di Bliss per poi venderlo ai Maroni, ma soprattutto ammette di aver ucciso Alberto, l'amatissimo fratello di Sofia. Sempre nell'episodio precedente avevo detto che non mi era tanto piaciuto il bonding tra Sofia e Oz. L'avevo trovato un po' forzato, un po' messo lì. Questo bonding è evidentemente servito a far crollare in maniera ancora più fragorosa il mondo addosso a Sofia. Nel momento in cui si rende conto che di nuovo la sua fiducia in Oz è stata tradita nel peggiore dei modi. Ho delle piccole riserve su questo argomento, ma ci torniamo dopo. Dopo questo fantastico prologo dove c'è questo sguardo, signori, dove c'è questo sguardo. Questo è lo sguardo di un uomo che l'ha fatta veramente, veramente grossa. Scusate l'esaltazione, ma quando ci vuole, ci vuole. Insomma, dicevo, dopo questo prologo assistiamo alla storia di Sofia Falcone. Erede designata della famiglia mafiosa, appunto, dei Falcone, Sofia viene avvicinata da una giornalista impegnata in un'inchiesta su delle misteriose morti per presunto suicidio tramite impiccagione di alcune giovani donne. Suicidi che in realtà sembrano opera di un serial killer con il vizietto di strangolare le sue vittime. E qui torniamo a quello che vi dicevo prima, cioè ad un modo intelligente e narrativamente molto intrigante di collegare questa serie al film The Batman. Perché noi che abbiamo visto il film già sappiamo che Carmine Falcone ha il vizietto di strangolare giovani donne, tra cui la madre di Selina, alias Catwoman. Però per come questa linea narrativa del serial killer viene inserita nella serie, in realtà, anche se non hai visto The Batman, tutto scorre liscio senza intoppi. Sofia, andando a ripescare nella sua memoria il terribile trauma di aver trovato sua madre morta suicida impiccata in camera sua, inizia a mettere insieme dei piccoli particolari che le fanno sospettare una possibile e terribile verità. Cioè che suo padre Carmine non solo sia il serial killer denominato The Hangman, ma che abbia anche ucciso sua moglie, quindi la madre di Sofia. Sofia incontra in segreto questa giornalista, più per chiudere un cerchio con il suo passato che non per trovare una vera e propria risposta al mistero di queste giovani donne uccise. E questo incontro, questa decisione di parlare con la giornalista, le costerà molto molto cara. Carmine Falcone viene a sapere di questo incontro e non solo fa uccidere la giornalista. Anche questo piccolo ma intelligente riferimento a The Batman. Vi ricordate il problema che aveva avuto Thomas Wayne per nascondere la follia della moglie? Ma fa anche internare Sofia ad Arkham, con l'accusa di essere lei la serial killer.
Carmine Falcone è talmente potente che i suoi tentacoli criminali arrivano fin dentro ad Arkham, dove c'è un dottore che ha proprio il compito di far impazzire Sofia, con manipolazioni psicologiche ma anche torture fisiche come l'elettroshock. L'unico membro della famiglia che rimane vicino a Sofia è l'amato fratello Alberto. E proprio in questo episodio capiamo quanto amore Sofia provasse per questo fratello. Amore che si è trasformato in cieco dolore dopo la sua morte. E soprattutto capiamo che Oz ha fatto la cazzata del secolo ad uccidere Alberto Falcone. Tutto il blocco narrativo di Sofia ad Arkham è, devo ammettere, notevole. Soprattutto il dettaglio dei muri della sua cella che, nel delirio di droghe e alienazione, si trasformano nella stanza dove Sofia ha trovato sua madre morta quando era bambina. Sofia ad Arkham diventa la killer che non era prima di entrarci. E ci rimane 10 lunghi anni. Finito il flashback su Sofia, torniamo al presente, dove troviamo una Sofia Falcone che ormai ha capito di essere sola contro tutti. Contro la sua stessa famiglia, ma soprattutto contro Oz il Pinguino. Lei aveva scelto di fidarsi ancora del Pinguino, nonostante ci sia più di un sospetto che l'informazione arrivata a Carmine Falcone dell'incontro tra Sofia e la giornalista arrivi proprio da Oz. E nonostante il Pinguino abbia di fatto approfittato dell'assenza di Sofia per rosicchiare potere all'interno della famiglia Falcone. Nelle scene ambientate nel passato abbiamo visto un Oz quasi nerd, autista e pseudo guardia del corpo di Sofia, non ancora trasformato in una bestia criminale, in certe situazioni quasi impacciato. Vediamo che vuole bene a Sofia, ma vediamo anche accenni della sua fame di potere e della sua anima doppio giochista. Alla fine di questo quarto episodio non ve lo dico cosa fa Sofia, perché sarebbe uno spoiler troppo grande. Ne parliamo la prossima settimana. Ma vi posso dire che quello che Sofia fa alla fine di questo quarto episodio finalmente a noi pubblico fa chiedere con entusiasmo: e adesso che cazzo succede? Ora sono veramente curioso di capire come Oz proverà ad uscire da questa ghigliottina dove ha infilato la testa. Spero davvero che narrativamente la serie da questo episodio in poi si sforzi un pochino di più, con meno Minion Victor e più abilità del Pinguino di destreggiarsi in situazioni che per altri esseri umani sarebbero devastanti. E soprattutto vogliamo vedere la sua bestialità, la sua mancanza di umanità, anche perché ora c'è parecchia ciccia al fuoco. Oz ha perso sia la fiducia dei Falcone che la fiducia dei Maroni. Ora è davvero un cane sciolto contro tutti. E soprattutto Sofia Falcone adesso è consapevole del suo ruolo e del suo obiettivo. Questo episodio è talmente bello che ha fatto da mega evidenziatore dei difetti degli episodi precedenti. Una delle cose che stona di più guardandosi indietro è proprio la fiducia di Sofia in Oz. Viste come sono andate le cose nel suo passato, è una cosa che sinceramente non mi spiego, e se avete notato un cambio di luce qui a casa è perché è uscito il sole. Evviva! Insomma, dicevo che la questione fiducia di Sofia nei confronti di Oz è stata trattata in un modo, nei primi tre episodi di questa serie, secondo me in un modo narrativamente non sufficiente, non particolarmente accettabile. Mentre guardavo questo quarto episodio, più volte mi sono detto: minchia, che pilot che sarebbe stato questo qui. Cioè, come sarebbe partita a razzo questa serie se questo quarto episodio in realtà fosse stato il primo. E mi è venuto un po' il pensiero che forse darci così tanto Pinguino nei primi tre episodi sia stato forse un piccolo errore. Forse sarebbe stato più efficace darcelo in piccole dosi, scena dopo scena, situazione dopo situazione, essere testimoni delle sue origini. In questo quarto episodio Oz ha pochissime scene e devo ammettere che questa cosa mi è piaciuta. L'ho vissuto come l'ingrediente segreto che rende speciale una ricetta. Vediamo cosa succede da ora in poi, perché ora i duri hanno iniziato a giocare. Mi aspetto adesso sicuramente un episodio su Oz ragazzino o insomma qualcosa del genere, però alla fine ci meritiamo un appassionato standoff tra Oz e Sofia Falcone. E ovviamente Victor deve morire. E dalla versione di Barley tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevela prima.